Presentazione della festa dei Santi Medici, ci siamo. Siamo arrivati quest'anno, gli altri anni si cominciava un po' prima a presentarla, siamo arrivati al 14 settembre. Don Leonardo, la festa dei Santi Medici ha avuto sempre una forte connotazione religiosa, ma quest'anno per il Covid le restrizioni e anche le disposizioni del Vescovo sarà ancora più forte questa connotazione religiosa. Sì, quest'anno dobbiamo veramente celebrare una festa inedita dei Santi Medici, Cosimo e Damiano. Inedita per le diverse situazioni che stiamo vivendo, sanitarie, sociali e economiche, per cui non ci sarà una festa completa, nel senso con un programma civile come gli altri anni, ma una festa sempre centrale, perché il programma religioso sarà fatto interamente, eccetto la possibilità di fare la processione del 27 e del 28, queste mancheranno, ma per il resto avremo tutte le celebrazioni religiose, le sante messe, la presenza del Vescovo che presiderà la messa delle 10 del giorno 27 settembre, che quest'anno capita proprio di domenica, quindi si pensa una grande affluenza. Le problematiche è appunto osservare anche tutte le regole sanitarie che noi siamo tenuti a osservare. Ci sarà anche la festa tradizionale, quella dei pellegrini, no? Che arrivano. Molte telefonate stanno già arrivando alla parrocchia chiedendo ci sarà la messa del mattino alle 4 dinanzi alla chiesa dei Santi Medici. Io ho confermato, ci sarà senz'altro la messa delle 4, come tutte le altre messe, alle 4 del mattino, come le altre messe che si celebravano nel giorno 27, si celebreranno anche quest'anno, sempre davanti alla chiesa, con la partecipazione di tutti i pellegrini che certamente verranno nella notte tra il 26 e il 27. Soltanto che ci devono essere delle osservanze, delle regole, per esempio la posizione anche dei pellegrini durante la Santa Messa, ci sarà il distanziamento dovuto per precauzione sanitaria. Ormai si stanno abituando, abbiamo specificato che ci sarà, perché insomma per chi viene di notte, che viene a piedi, non sarebbe stato bello trovare o non trovare la messa. Programma civile, vedendo il programma, qualcosa ci sarà, Presidente, come programma civile? Che cosa ci sarà? Don Leonardo ha detto già mancheranno le processioni, che poi è una delle cose forse più belle e più importanti della parte religiosa, e anche perché ci sono i cavalieri, insomma. Ma la parte civile, qualcosa ci sarà? La parte civile, qualcosa alla fine ci sarà, sempre con le linee scelte dalla parrocchia, le linee scelte dalla conferenza episcopale, che non potevamo chiaramente, ma anche credo che un programma sobrio sia necessario quest'anno per rispettare tutto ciò che abbiamo vissuto, insomma, non poteva passare senza che non ci fosse una forma di rispetto anche da chi organizza le feste patronali, e noi a questo abbiamo pure dato attenzione. Ci saranno le linee, diciamo, tradizionali della festa, la diana del 27 mattina, la diana pirotecnica, la banda di giro che porterà un po' di musica nelle strade del paese, e poi la banda, dopo aver fatto il giro nelle strade principali, si fermerà in piazza per qualche marcia, per dare qualche proprio le indicazioni della festa. Così come l'altro simbolo della festa patronale, cioè le luci, oltre alle pastorali davanti alla chiesa, che oltretutto sono già state montate stamattina, ci saranno 4-5 archi sul corso per dare il segnale della luce anche lì, un'installazione davanti al comune e un'installazione lì dove di solito si metteva la cassa armonica, proprio per dare il segnale della principale della festa, i fuochi, le luci e la musica, ma sempre nelle linee della sobrietà che ci è stata chiesta dai vescovi e che Don Leonardo ha messo sempre all'inizio di quelli che sono stati i programmi che stavamo approntando, insomma, che abbiamo approntato.
Passiamo al sindaco. Sindaco, la festa abbiamo visto che ci sarà, hanno spiegato Don Leonardo, il presidente, che insomma sia la parte civile che religiosa ci sarà. È importante per l'Alberobellese, per tutta la città di Alberobello e non solo la festa dedicata ai Santi Medici. Forse a giugno, quando c'è stata la riapertura dopo il lockdown, si sperava forse che fino al 26-27 settembre sarebbe cambiato qualcosa, però bisogna dire che la Chiesa in generale ha mantenuto delle posizioni abbastanza rigide, si pensi anche alle messe, dove in tante altre attività, pensiamo ai ristoranti, le discoteche, anche se adesso le hanno chiuse, la Chiesa ha sempre mantenuto le distanze anche per le messe, ha cominciato più tardi con le messe e sta mantenendo, insomma, nei confronti di questo brutto virus, sta mantenendo una posizione abbastanza decisa. Sì, è la dimostrazione che in realtà tutto si può fare, anche con le nuove regole. Bisogna avere la consapevolezza di quello che sta accadendo e il senso di responsabilità di applicare delle regole di convivenza nuove, ma che sono anche abbastanza semplici da applicare. Quindi se ognuno di noi ha il buon senso di comprendere che per un anno, 18 mesi, magari calcolando anche i 6 mesi già passati, dovremo tutti convivere con questa presenza subdola del virus, e per evitare che chiunque di noi possa averne una complicazione, possiamo tranquillamente applicare pochissime regole. Quella della festa è sicuramente nello stesso tempo un banco di prova e una conferma che tutto si può fare. Ci siamo già riuniti con la polizia locale, con i volontari del SER, che sono tradizionalmente coloro che insieme a Don Leonardo e al Presidente e a tutti i componenti del Comitato, che vanno sempre ringraziati per quello che fanno di anno in anno, e abbiamo condiviso quelle che devono essere le applicazioni di quel senso di prudenza che anche i Vescovi, Sua Eccellenza in particolare Don Giuseppe Favale, ci ha consigliato di applicare. Allora, come si può tranquillamente celebrare ormai nella nostra Basilica Minore ed essere in 83 e farsi detergere le mani dai volontari, indossare la mascherina, farsi misurare la febbre e poi ascoltare tranquillamente la messa e defluire dalle zone laterali, quando si prende la comunione ci sono le arcate laterali, ormai sono entrate nelle nostre abitudini, lo facciamo con facilità. Quindi, come dicevi tu, potremo accogliere anche alle 4 di notte i tanti pellegrini. Siamo sicuri che loro arriveranno con grande senso di responsabilità, perché queste regole appartengono a tutto il mondo, se vogliamo essere chiari, e troveranno i punti indicati, perché anche per ascoltare una messa all'aperto ci mettiamo tutti quanti in condizione di convivere in maniera prudente, senza che nessuno ipoteticamente contagioso, perché Polignano insegna che il virus è tra di noi in maniera asintomatica, delle persone che lavoravano insieme se lo sono passate, hanno continuato a lavorare bene perché stavano bene, però in quella maniera di intervento, come è riuscito a fare il Dipartimento della Prevenzione, si è contenuto il contagio e quindi, contenendo poi a casa i positivi, si è evitato che i positivi in maniera inconsapevole potessero arrivare a portarlo a qualcuno che poi ne soffrisse o ne patisse dei danni. Quindi abbiamo già concordato tutte le modalità, è chiaramente una festa completamente diversa, ma è una festa che si può fare e che si deve fare in tranquillità, con la collaborazione di tutti, di ogni singolo cittadino, di ogni singolo pellegrino, e chiaramente andando incontro a tutte quelle che sono poi
gli uomini che materialmente chiedono, e lo chiedono sempre per piacere, di applicare, di convivere insieme tutte queste, condividere e convivere insieme tutte queste prudenze, che sono gli uomini della polizia locale, gli uomini della stazione dei carabinieri di Alberobello, gli uomini della stazione della forestale di Alberobello, i boy scout che normalmente ci danno sempre una mano nelle accoglienze alla via, tutti i volontari e su tutti anche i volontari del SER, del servizio emergenza radio di Alberobello, che sono sempre tra la gente e che ci permettono di fare sempre al meglio la festa, oltre naturalmente a tutti i componenti del comitato feste patronali. Don Leonardo, ha accennato già il sindaco, insomma il periodo successivo al lockdown c'era pure un po' di timore perché molta gente non è uscita comunque per venire alla messa, però credo che poi in questi ultimi due mesi e mezzo, la gente si è abituata e ricomincia a frequentare la parrocchia con queste nuove regole, come se esistessero da sempre. Ho visto, insomma, la gente già di sua iniziativa va a disinfettare le mani quando entra, arriva già con la mascherina. Insomma, si può anche convivere con questo virus. Chiaramente si spera che non debba essere per sempre, perché comunque un po' di difficoltà c'è, però ecco, si riesce ad andare avanti. E che appello può fare ai fedeli che si stanno così ben comportando? Beh, innanzitutto io veramente vorrei fare un applauso a tutti i fedeli che si sono abituati a queste regole. Vedo che anche per la partecipazione delle messe nelle domeniche, nella fase 2, tutti sono stati, diciamo, ligi alle osservanze. Hanno accettato di sedere dove c'erano i segnaposti nei banchi, nella chiesa, e questo veramente fa ben sperare, perché non era pensabile una situazione simile prima, e né tantomeno era pensabile questa pronta ubbidienza, se possiamo vedere, nelle persone. D'altra parte, io vorrei aggiungere un'altra considerazione in merito a questa situazione drammatica che stiamo vivendo. Se da una parte ci siamo visti tutti quanti prigionieri, chiusi in casa, se da una parte, diciamo, abbiamo fatto sacrifici nelle nostre relazioni, non potevamo salutarci, quindi parlarci come era precedentemente, dall'altra parte dobbiamo vedere che questa situazione drammatica presenta anche un risvolto positivo, nel senso che è un'occasione anche per questa festa così inedita, un'occasione di maggiore acquisto di consapevolezza anche di quelle che sono la nostra fede. Pur nella ristrettezza e nell'osservanza di queste regole, che sono poi d'altra parte non soltanto regole che fanno bene a se stessi ma anche agli altri, veramente c'è un aspetto di attenzione agli altri che forse avevamo un po' perduto nei nostri modi di vivere la nostra vita così forsennata, correndo di qua di là senza poter parlare più con tempo, con dedizione anche con i nostri familiari, con le persone, tutto era diventato frenetico. L'aspetto positivo di questa festa inedita è anche saper discernere, ecco, ciò che è essenziale da ciò che è superfluo, ciò che è vero e da ciò che è anche in un certo senso falso, che falsifica anche i nostri rapporti, anche nel festeggiare una festa patronale. Una maggiore consapevolezza, una maggiore riflessione, veramente io mi auguro che possa far bene a tutti quanti, migliorare la nostra vita, le nostre relazioni, tenerci di più alle relazioni umane tra di noi. I Santi Medici, l'abbiamo sempre detto, si sono distinti come persone attente che hanno curato gli altri e soprattutto le persone ammalate, le persone che avevano bisogno di aiuto. Forse quest'anno i Santi Medici diranno a tutti i pellegrini che verranno di stare attenti alle persone che stanno attorno a noi, gli ammalati, di curare queste relazioni all'interno delle famiglie, di essere veramente come i Santi Medici, coloro che senza farsi pagare, senza stare a guardare il tempo che hanno, che non hanno,
si dedicano agli altri. E forse è questo che dovremmo riscoprire in questa festa inedita, forse più raccolta, perché non ci sono tante, potremmo dire, tra virgolette, distrazioni, anche se costituiscono veramente una bella identità della festa popolare, tradizionale, come le giostre, come i fuochi pirotecnici, che non sono da condannare, ma che se mancano per un anno non vuol dire che questa festa sia una catastrofe, può essere invece un momento di riflessione e consapevolezza, di maggiore acquisizione di umanità tra di noi e anche, io me lo auguro, di maggiore fede più in profondità, perché il centro, chi è l'autore della santità, è Gesù Cristo, e quindi il partecipare alla messa costituisce una parte essenziale che tante volte viene soffocato dalle tradizioni, da tante distrazioni, quindi secondarie. Qualcuno ha detto che, attraverso tante metafore che sono state fatte di questa pandemia, qualcuno ha detto che questo momento che abbiamo attraversato è stato come una bassa marea che ha fatto vedere un fondale dove ci sono le cose preziose che non apprezzavamo più e le cose che invece bisogna scartare, il superfluo e tutto il resto che non ci permettono veramente di vivere in profondità la nostra relazione con gli altri e soprattutto la nostra fede con Dio. Perciò, insomma, i veri valori stanno venendo di più a galla in questo periodo. Presidente, quest'anno l'aspetto economico, si combatte sempre anche con l'aspetto economico per organizzare il programma civile, quest'anno diminuiscono le entrate, diminuiscono le uscite, come andrà, come sta andando? Perché insomma la questo diventa più difficile, se non impossibile, non so se la state facendo. Mi preme dire, magari lo diciamo anche come avviso per tutti, perché arriva qualche segnale che qualcuno in giro si è spacciato come questuante per la festa dei Santi Medici. Lo ribadiamo, l'abbiamo già detto, mi sembra che Don Leonardo l'ha detto pure in qualche celebrazione, questua quest'anno non ce n'è, quindi non passerà nessuno per le vostre case a chiedere l'obolo per la festa, proprio perché le condizioni sanitarie non ce lo permettono di mandare le persone casa per casa, insomma. Quindi diventa è un'occasione utile questa, attraverso Teletrull, attraverso questa conferenza, di avvisare tutti che non c'è, da parte del comitato, da parte della parrocchia, non ci sono persone autorizzate a fare alcuna questua. Questo porta all'altro problema: come organizziamo questa parte della festa? Questa parte della festa, cioè la parte civile, con gli interventi di cui ho parlato, la Diana, e un po' di luminarie, le tre bande che comunque allieteranno, la rivista che è in preparazione e comunque uscirà domani, i manifesti, gli avvisi, quel che è necessario fare, lo finanzieremo grazie alla buona volontà dell'amministrazione, che comunque ha mantenuto il contributo che ogni anno dà la festa patronale, almeno spero. Non c'è un appello, approfittiamo. Approfittiamo per ribadire l'appello al sindaco, insomma, con la banca di credito cooperativo che comunque ha confermato l'inserzione pubblicitaria, ovviamente ridotta rispetto agli altri anni perché è un anno particolare. Quello che invece mi preme sottolineare è un altro aspetto. Don Leonardo prima ha detto che quest'anno le processioni non ci saranno, i motivi li comprendiamo tutti, sappiamo quali sono i volumi, le presenze delle nostre processioni. Però io voglio fare un appello ai cavalieri, portatori dei Santi Medici. Lo riceveranno anche attraverso la rivista. Voglio chiedere a loro di iscriversi comunque a queste processioni di quest'anno, che per me sono delle processioni e saranno delle processioni di solidarietà. In che senso? Nel senso che il loro obolo volontario, al di là delle piccole spese che stiamo sostenendo, costituirà un fondo per una donazione che insieme all'arciprete, che insieme al vescovo eventualmente, vediamo quali saranno e quali saranno, costituiremo un fondo per una donazione che resti come il segno dell'obolo dei Cavalieri Santi Medici del 2020,
pur in assenza della processione vera e propria. Quindi chiedo ai cavalieri di iscriversi, di versare il loro obolo, e così lasceremo un segnale preciso anche in assenza della processione vera e propria. Quindi questo appello lo approfitto per farlo subito attraverso questa nostra conferenza, ma loro, i cavalieri, lo riceveranno anche attraverso la rivista. Possono tranquillamente passare dal comitato, lasciare il loro obolo volontario, noi faremo comunque un albo dei cavalieri che hanno partecipato a questa processione di solidarietà. Sindaco, concludiamo, magari adesso farle un appello. Abbiamo già parlato, insomma, della notte dei pellegrini, e non solo, perché poi nella notte arriva tanta gente, ma arrivano anche durante il giorno i pellegrini. Insomma, un appello perché possano venire tranquillamente. Quando arriveranno, poi avranno il loro posto da mantenere. Ricordiamo pure che per i congiunti, insomma, non ci sarà la difficoltà di doversi dividere, perciò insomma ci si potrà organizzare, ma si potrà venire, siccome sappiamo tutti che soprattutto dei paesi limitrofi, noi parliamo di Alberobello oggi, ma per quel che riguarda i pellegrini ne arrivano da Martina, Fasano, Noci, Putignano, Locorotondo, anche da più lontano, però diciamo questi 5 paesi che sono limitrofi, viene veramente tanta gente. Sindaco, allora. Sì, confermo quello che i concetti che ho detto prima. Intanto Lorenzo, da buon ex ragione del Comune, sa già che nel bilancio di previsione è stato stanziato la stessa somma dell'anno scorso, è stato uno degli argomenti delle riunioni. Non possiamo non possiamo far mancare in questo anno così speciale il sostegno a tutta l'organizzazione, quindi sono già stati stanziati 10.000 euro che ogni anno volentieri a nome di tutti gli alberobellesi come comunità si consegnano al Comitato Feste Patronali. E, ripeto, per quanto riguarda l'arrivo dei pellegrini, è un po' quello che è successo durante tutta l'estate, che al di là delle sfumature polemiche di qualcuno che ha dimostrato di non conoscere evidentemente cosa sta accadendo e quali sono state le misure di prudenza poste in atto, che poi si chiamano di prudenza perché vanno poste in essere prima, sono state poste in essere durante l'estate e a maggior ragione lo faremo adesso durante i 3 giorni, intanto perché si parla di salute e ricordo a tutti che stiamo agendo tutti quanti a tutela di un bene che già tutelato nella Costituzione, in questo momento è l'oggetto di tutela della decretazione d'urgenza, della legislazione d'urgenza con cui si sta operando in tutti i campi da fine febbraio fino ad oggi, chissà per quanto altro. Quindi è la tutela della salute che domina ogni nostra azione, deve essere la finalità di ogni nostra azione, che fosse dell'amministrazione, che fosse della parrocchia o del vescovado, che sia delle associazioni come in questo caso il Comitato Feste Patronali. E comunque è la dimostrazione che tutto si può fare, come ho detto prima, seguendo quelle piccole regole. Il contagio si può evitare. Sono questi dei test che ci devono permettere di comprendere con tranquillità anche agli ultimi, perché poi sono rimasti in pochi a non comprenderlo, che se vogliamo entrare in un supermercato, se vogliamo andare a bere un caffè, lo dobbiamo fare secondo le nuove regole, che poi come è stato facile abituarsi recependole per venire a messa e per in tanti altri luoghi. Adesso se devi andare in un supermercato è chiaro che devi dare una mano tu per primo al gestore del supermercato, ai dipendenti del supermercato, che se è troppo affollato devi aspettare che esca qualcun altro, non c'è bisogno che portiamo ogni volta qualcuno fuori perché te lo dica lui, siamo tutti responsabili. E comunque ci devi entrare con la mascherina, devi comunque stare attento a non entrare in contatto anche con gli altri utenti per una reciproca tutela, nonché per quella dei dipendenti del supermercato, non devi toccare molto dopo esserti disinfettato gli oggetti se non quelli che vuoi portare a casa, insomma ormai le conosciamo tutte. Anche durante la festa penso che si possa fare tranquillamente lo stesso, senza diventare ossessivi, perché
e alimentare le polemiche inutilmente. Prendo l'esempio dell'estate. In estate, a noi, in quei luoghi dove era chiaro che dovevamo stare ancora più attenti, c'è stata un'azione di informazione capillare, in ossequio anche a provvedimenti regionali, che ha responsabilizzato chiunque sia venuto a trovarsi a tenere almeno all'80%, per stessa missione degli esercenti, delle forze di polizia, la mascherina sempre calzata, e chi non la metteva veniva invitato con gentilezza a metterla, soprattutto se era troppo a contatto, perché la legge dice quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza con continuità. Ma calziamola sempre, quando andiamo in un luogo dove ci sono altre persone, mettiamola sempre, manteniamoci a distanza, disinfettiamo le mani ogni volta, tanto tutti i negozi, tutti gli esercizi hanno i dispenser, quando si viene al comune, che pure dovrà adottare delle azioni tipo quelle che abbiamo adottato durante il lockdown, se ti si chiede di prendere l'appuntamento per telefono, non è perché ci si voglia divertire a prendere appuntamento, ma è perché stiamo facendo tutela della salute, tutti quanti insieme. Quindi il 26, il 27 e il 28, partendo anche dal 25, perché sappiamo che, e poi a seguire fino al 31 ottobre, penso che ognuno di noi possa dare il suo contributo. Sono sicuro che anche i pellegrini accoglieranno bene la gentilezza e la tutela della salute che faremo per tutti. Diamo una mano ai ragazzi, agli uomini delle forze dell'ordine, del Comitato Feste Patronali, che si stanno prendendo la responsabilità di farle rispettare con gentilezza, a quegli ultimi che magari sono distratti, che magari non ci credono, però se vogliamo stare in mezzo alla gente, se vogliamo ascoltare la messa, dobbiamo metterci sul puntino che ci sarà indicato, ci dovremo disinfettare le mani, dovremo mettere la mascherina, dovremo stare a distanza, dovremo scambiarci il segno della pace con gli occhi, un'altra piccola abitudine che abbiamo, non stiamo dando più l'obolo in chiesa, ma ribadisco che mi sembra bella questa iniziativa di Don Leonardo, di Sua Eccellenza e del Comitato Feste Patronali. Quella è la vera carità certe volte, e forse ancora di più. Quindi, se prima ho detto che è una festa diversa, forse adesso mi piace dire che è una festa speciale, come speciali sono tutti i giorni che stiamo vivendo tutti quanti insieme. Però si possono fare abbracciando completamente quello che ha detto Don Leonardo e quello che ha detto Lorenzo Pugliese. Allora, ricordiamo che Teletrullo, come sempre, seguirà tutto il programma, sia quello religioso sia quello civile, e vediamo un po' anche velocemente. Giovedì 17 inizia la novena, che andrà fino al 25 settembre alle 19:30. Si potrà accedere alla novena sempre con le solite restrizioni, ma ci sarà anche Teletrullo, nonché Radio Amicizia, e anche su Facebook ci sarà la novena per chi non volesse recarsi direttamente in chiesa. Sabato, domenica, lunedì ci saranno le messe, sempre agli stessi orari, 7, 8 e 30, 10, 11 e 30, 17 e 30 e 19 e 30, mentre solo per domenica 27 si aggiungeranno quella delle 4, che l'abbiamo già detta, ma anche quella delle 6 del mattino. Domenica 4 ottobre ci sarà invece la celebrazione eucaristica di ringraziamento. Per quel che riguarda il programma civile, non ci sarà la sagra, lo ribadiamo, così non si muove chi di solito si muove per la sagra, mentre da sabato 26 avremo la diana alle 8 di mattina, la diana pirotecnica a cura della ditta Martino De Carla di Gioia del Colle. Alle 8:30 avremo invece il giro della banda cittadina Santa Cecilia Sgobba, città di Noci, che girerà per le vie del paese. Alle 10:30 ci sarà la banda in piazza. Domenica 27, mattinata musicale, sempre col giro della banda, però questa volta città di Martina Franca. E alle 10 ci sarà la partecipazione delle autorità civili e militari alla celebrazione liturgica di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Favale. Perciò diciamo la messa, quella con le autorità, sarà domenica 27 alle 10. Alle 11 ci sarà la deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti. Alle 18:30 banda in piazza.
Si concluderà lunedì 28 con la banda dei fratelli Cara mia città di Locorotondo alle 17.30 che girerà per il paese, alle 19.30 banda in piazza. Anche due eventi sportivi, il torneo Santi Medici, trofeo Santi Medici di tennis che si è già concluso, credo si sia concluso ieri domenica, e poi il 25 ottobre, lontana da questi giorni, il 12° duathlon dei Trulli. Insomma, abbiamo dato un po' quello che sarà il programma, la festa andrà avanti, seguitela su Teletrullo e seguitela anche perché si preannuncia tempo bello, forse mai come quest'anno, si aspetta sempre tempo bello, quest'anno è previsto tempo bello a oltranza. Grazie a tutti per essere intervenuti e buona festa dei Santi Medici 2020.